Ciao amici, bentornati su The Chilly Roads. Io sono Gaetano e voi siete i benvenuti a questo primo episodio della seconda stagione del Giovedì Critico. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Giovedì Critico è il mio momento della settimana dove rifletto un po' sulle cose che mi sono successe, sulle cose che mi sono state dette. Insomma, è un modo per chiacchierare insieme a voi qui nei commenti o su Instagram, su The Chilly Roads, su temi che magari possono essere di vostro interesse. Ma andiamo subito al dunque. Una cosa che mi ha fatto particolarmente riflettere questa settimana sono state due affermazioni. La prima è che, secondo la persona che me l'ha detta, tutte le persone che fanno qualcosa di inerente al web, quindi qualunque social network, vogliono diventare degli influencer. La seconda è che gli influencer, queste figure mitologiche, facciano la bella vita, prendono soldi per fare quattro cose. Questi sono i due punti di partenza di oggi, ma sento di poter iniziare questa conversazione con voi partendo da una frase, che poi è quella che mi è ronzata per tutta la settimana in testa, ovvero che, ragazzi, secondo me gli influencer non esistono. Ma facciamo un passo indietro. Chi sono? Che cosa sono gli influencer? Se mi seguite da un po', sapete che io lavoro nel mondo della comunicazione. Quindi ho spesso a che fare con Instagrammer, YouTuber, Facebooker, non lo so, la qualunque, fa parte del mio lavoro. E sento di poter affermare a piena voce che gli influencer, per come sono intesi dalle persone che la pensano, come chi mi ha detto le frasi che avete sentito poco fa, in realtà non esistono. Ma facciamo un passo indietro. È la verità, secondo voi, che chiunque faccia qualcosa sul web vuole diventare un influencer? Beh, io direi che tutti oggi facciamo qualcosa, qualunque cosa sul web, sia essa una foto su Instagram o semplicemente scrivere un post su Facebook. Non credo che tutti noi lo facciamo per diventare degli influencer, per avere della visibilità o cose di questo tipo. In realtà credo che sì, ci sia una parte di edonismo, volendo utilizzare un parolone edonismo. Beh, scusate la digressione. Sicuramente se qualcuno mette la propria faccia, un proprio lavoro sui social, è chiaro che è alla ricerca di un riconoscimento, o probabilmente alla ricerca soltanto di un riscontro, di un parere, di critiche. A me spesso e volentieri capita che diversi fotografi, al di là dei bot e di mia madre e di mia nonna, mi commentano le foto su Instagram. E magari qualcuno commenta con i soliti qualcuno commenta con l'emoji del fuoco, qualcuno mi dice: bella composizione, però credo che avrei utilizzato diversamente le luci. Allora io sto lì e penso, dico: cavolo, ma sai che forse ha ragione, avrei potuto utilizzare diversamente le luci. Quindi alla persona che mi ha detto che tutti quelli che fanno qualcosa sul web vogliono diventare influencer, dico: no, caro amico, io non sono su YouTube perché voglio diventare un influencer, non sono su Instagram perché voglio diventare un Instagrammer. No, semplicemente ognuno di noi ha qualcosa da dare, e quello che abbiamo tutti a disposizione è il nostro smartphone, che volevo fare così, ma è attaccato sotto la fotocamera come monitor. Che burlone. È il nostro smartphone e quindi tutti i social media. È una potenza che 15 anni fa, 20 anni fa, era veramente impensabile. Non esisteva nulla del genere. Se eri un bravo fotografo, facevi le foto in paese, facevi magari i matrimoni, diventavi il più famoso del tuo paese, ma non potevi avere visibilità. E questo valeva per la qualunque. Pensate a tutte quelle persone che si occupano di cibo, che prima lo facevano nelle loro case. Oggi hanno la possibilità di avere un dialogo con tutte quelle persone appassionate di cibo, che magari nel cibo vedono non soltanto l'orecchietta da mangiare con il sugo o l'arancina, ma vedono una cultura. Vogliono diventare influencer? Ma ai posteri l'ardua sentenza. Io chiaramente auguro a tutti di avere successo con quelle che sono le passioni. Lo auguro anche a me stesso e lo auguro chiaramente a tutti voi che state guardando, qualunque sia la vostra passione, qualunque sia la vostra strada. Ma passiamo al secondo argomento. Il secondo argomento è quello che mi ha dato più fastidio. Perché dico questo? Cosa me ne frega a me degli influencer? Cosa ce ne frega a noi? Perché dovrebbe essere un argomento di dibattito? Ma semplicemente perché, secondo me, gli influencer non esistono. Quello che esiste sono delle persone. Mi sono trovato a prendere un caffè
con una mia cara amica che possiamo definirla una micro influencer, perché ha un bel seguito ma inferiore a 50.000 follower. 50.000, cioè raga, quantificate, comunque micro influencer, 50.000 follower è tipo il paesino starter pack della Sicilia. No, ma che dico, cioè è già la grande città in Sicilia. Chiusa parentesi. Queste persone, mi faceva riflettere lei, sono persone che si sono date da fare. Sono persone che si sono veramente massacrate giorno per giorno a pubblicare la loro foto, a mandare email al brand, a cercare nuovi contatti. Sono imprenditori di se stessi. Ci sono sicuramente persone, soggetti che lo fanno per soldi, che hanno lottato per diventare quello. Chiaramente il mondo è bello perché è vario. Quello a cui mi riferisco io è il giudizio superficiale di chi magari giudica senza nemmeno seguire la persona in questione. Quindi mi chiedo, e come sempre vi chiedo, perché se questo è il primo episodio del Giovedì Critico che seguite, non sapete che alla fine non c'è una risposta, ma semplicemente una domanda. Che faccio a voi? Siete convinti che le persone, gli idoli che magari seguite, io ne ho diversi, che per me sono fonte di ispirazione, che per me sono magari dei modelli a livello professionale, o semplicemente sono delle persone a cui con il tempo mi sono affezionato, pensate che loro siano delle persone finte, che siano dei prodotti di marketing come può essere il Lixan, un prodotto qualunque, o pensate che siano degli individui a cui con il tempo vi siete anche riusciti ad affezionare? Come sempre sono ansioso di conoscere la vostra opinione a riguardo. Se vi fa piacere lasciate un commento o contattatemi in direct su Instagram. Grazie per essere stati con me fino a questo momento. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un like. E se gli argomenti trattati su questo canale sono di vostro interesse, allora iscrivetevi e spuntate la campanella che trovate qui sotto per rimanere sempre connessi. Per questi episodi è tutto, ci vediamo domenica con il primissimo episodio di una nuova serie che sta per cominciare. Ci vediamo sulla strada. Ci vediamo nella prossima puntata. Chill!